fa stimare questi parametri. Questo a noi adesso non possiamo rifare i corsi di idrologia, quindi noi facciamo i conti di saperlo. Però attenzione, ricordatevi da cosa dipendono, dal sito, dal tempo di ritorno. Un'ultima connotazione, poi ho finito. Vi ho detto che questa curva di possibilità climatiche si riferisce al sito. Ecco, però è anche possibile, con tecniche opportune, riferirle a un'area. Quindi è possibile definire una curva di possibilità climatica per un bacino idrografico. È possibile. Allora, questo ve lo scrivo e poi dopo con questo chiuso. Quindi curva, io la chiamo CPC, riferita al sito o al bacino. Idrografico. È molto difficile che io vi chieda di scrivere la curva di possibilità climatica all'esame, penso di averlo mai fatto, ma potrei anche farlo, non dovete ricordarvi nient'altro che questa formula qui. Questa ve la dovete ricordare indipendentemente dal fatto che io la chieda all'esame, la dovete sapere, perché un tecnico che si occupa di fiumi e quindi di calcolo delle portate di piena deve sapere la forma della curva di possibilità climatica. Poi se non si ricorda come si fa a calcolare i parametri non è un problema, però dovete sapere che ha un andamento di questo tipo. Bene, poi vi renderete conto fra poco, magari se lo faccio in tempo oggi lunedì, perché è importante. Ok, allora, questa formula qui, andiamo avanti, vi dicevo che adesso cominciamo a entrare in un ambito, cioè comincio a introdurvi delle formule che presentano delle connotazioni interessanti. La formula di Giandotti, è stata ampiamente utilizzata fino a pochi anni fa, molto probabilmente qualche professionista la usa ancora. Ecco, e rappresenta un passo avanti notevole rispetto alle formule precedenti. Fate attenzione che qui adesso noi parliamo di Q maiuscolo. Aspettate che spengo la luce. No, me l'ho già spenta. No, vedo che si vede così male. Proviamo a far così. Qui parliamo di Q maiuscolo e la formula non la dovete assolutamente ricordare a memoria, primo. Ve la introduco, invece vi dovete ricordare a memoria una appena successiva molto più semplice, che è una formulazione generalizzata della formula di Giandotti. Per prima cosa, quello 0,277 che vedete altro non è che un fattore di conversione per le unità di misura, e perché vedrete che non è dimensionalmente omogenea, quindi quello 0,277 è semplicemente un fattore di conversione. Allora, prima di tutto la formula introduce un fattore empirico lambda, che è un fattore di forma dell'onda di piena, e questo lambda è tabulato, Giandotti ha dato delle tabelle per il calcolo di lambda. Phi, quella quantità phi che vedete subito dopo lambda, è chiamato coefficiente di afflusso o coefficiente di deflusso, viene utilizzato, queste due terminologie vengono utilizzate quali sinonimi. E praticamente è un termine che tiene conto delle perdite. Abbiamo già parlato noi di delle perdite per evaporazione, ad esempio, e quello è un termine che viene introdotto per tenere conto appunto delle perdite per evaporazione. S è la superficie del bacino. E poi attenzione, K è un altro coefficiente empirico. E qui non ho. C'è tutto KTC. Ah, ok, KTC è il tempo di base dell'idrogramma di piena, sì. È un coefficiente empirico anche questo. Ecco, attenzione, che cos'è A che moltiplica TC alla N meno 1? Guardate bene qui, è la linea segnalatrice, la curva di possibilità climatica.
A è lo stesso parametro, chiaramente è la curva che fa riferimento al bacino idrografico, A è lo stesso parametro, TC è il tempo di corrivazione, quindi anziché la durata si inserisce il tempo di corrivazione e N-1 lo trovate qui. Allora, quindi attenzione, praticamente che cosa fa la formula di Giandotti? Prende il valore della precipitazione estrema per tempo di ritorno assegnato, lo moltiplica per la superficie del bacino, quindi prende, ripeto, il valore della precipitazione estrema, ATC alla N-1, per durata pari al tempo di corrivazione, per durata pari al tempo di corrivazione, la moltiplica per la superficie del bacino, introduce un coefficiente riduttivo, φ è minore di 1 per tener conto delle perdite, e poi un paio di coefficienti empirici, che dipendono dalla forma analitica dell'idrogramma di piena. Cioè il suo ragionamento è: io parto dalle piogge, perché prendendo la pioggia estrema e moltiplicandola per la superficie del bacino, che cosa ottiene? Ottiene la portata di pioggia. Bene, dopodiché un coefficiente riduttivo e un paio di coefficienti di forma. Ecco, quindi questa è un passo avanti, cioè non è una formula, è sempre empirica, attenzione, vedete quanti coefficienti empirici ci sono, però tiene conto della precipitazione, è un passo avanti, così come Gherardelli aveva fatto un passo avanti perché aveva tenuto conto della regione in cui si trovava, Giandotti ne fa un altro, ulteriore, perché tenendo conto della precipitazione lui non solo tiene conto della regione in cui si trova, ma tiene conto anche proprio del bacino in cui si trova. Quindi questo è un passo avanti. Ecco, detto questo, io mi sono reso conto nell'introdurre la formula di Giandotti che qui ho fatto un errore che dovete assolutamente correggere. Cioè qui non c'è N-1 ma c'è N. E poi vi spiego perché l'ho fatto quell'errore lì, Vi spiego perché l'ho fatto, perché N-1 è la formula per l'intensità di pioggia, non per l'altezza. Cioè se io divido per la durata, ottengo N-1 e l'altezza diviso la durata è l'intensità. Quindi io ho fatto un errore, ho confuso l'altezza di pioggia con la sua intensità. Quindi correggete qui, invece là è corretto, perché lui là vuole l'intensità di pioggia. Perché l'intensità di pioggia moltiplicata per l'area del bacino gli dà la portata di pioggia. Ecco, vedete che qui la superficie del bacino è in chilometri quadri, la linea segnalatrice, qua non l'ho scritto, ma gli dà l'intensità di pioggia in millimetri al secondo, e allora per questo motivo ha bisogno di introdurre quel 277, quello 0.277. Ripeto, questa formula non la dovete imparare a memoria, così come non dovete imparare a memoria questa formula di Giandotti per il tempo di corrivazione. Però, attenzione, questa formula qui è utilizzata in ambito tecnico universalmente in Italia, perché è l'unica formula, un minimo, attendibile per il territorio italiano per calcolare il tempo di corrivazione. Però dai numeri del lotto anche lei. Ecco, è una formula che non è dimensionalmente omogenea, esprime il tempo di corrivazione in ore, bisogna metterci dentro quel 1,5 L, L è la lunghezza dell'asta fluviale principale del corso d'acqua in chilometri, S è la superficie del bacino in chilometri quadri, ci deve essere scritto qui sotto, o forse c'era scritto sopra, scusatemi, eccola qua, mentre H è il dislivello tra l'altitudine media del bacino e la sezione di chiusura. Vedete, c'è scritto qua H, altitudine media in metri del bacino rispetto alla sezione di chiusura. Ecco, questa formula, ripeto, in ambito tecnico è largamente utilizzata. Però dovete, è importantissima, io ve la propongo perché è importantissima, non vi chiedo di imparare a memoria, a suo tempo a me la chiesero di imparare a memoria quando studiavo io, ma secondo me è demenziale, perché io proprio mi sono figurato, mi sono costruito una serie di riferimenti per ricordarmi questi coefficienti, perché altrimenti uno non ne viene fuori,
e secondo me non la dovete imparare a memoria, dovete sapere invece che esiste. Quindi prendete il manuale dell'ingegnere e ve lo guardate, se proprio vi trovate nella condizione che bisogna avere un'idea di tempo di presentazione del bacino. Quindi tuttora si usa questa? Tuttora sì. Ce ne sono altre, ma in Italia si usa questa. Oppure quello che potete fare è, se avete molti dati, guardate gli idrogrammi. Questa è sempre una soluzione che io suggerisco, se non ci sono idee. Però, in mancanza di dati, si usa questa. Ecco, chiudo con questa formula, chiudo per oggi. E questa invece è importantissima. Questa proprio è una generalizzazione della formula di Giandotti ed è importantissima, la formula razionale, detta anche formula CIA, perché S viene chiamato, a volte viene indicato con la lettera A, e il coefficiente phi viene indicato con la lettera C. Quindi chi vuole ricordarsela più facilmente chiama appunto i coefficienti con le lettere che vi ho detto, la chiama formula CIA. Ecco, la formula razionale è importantissima perché per me rappresenta sempre il punto di partenza. Quando mi viene chiesto di calcolare la portata di piena del bacino idrografico, io per fissare l'ordine di grandezza un po' meglio rispetto a quegli ordini di grandezza che vi ho definito, applico la formula razionale. La formula razionale è di una banalità estrema. Allora, che cos'è I? È l'intensità di pioggia. L'intensità di pioggia che volendo la esprimete in questo modo, lo scrivo qua, I, virgola, T è uguale a per D alla N meno 1. Ecco, la letteratura dice che facendo ispirazione, traendo ispirazione dalla formula di Giandotti, è appropriato mettere qui al posto di D il tempo di corrivazione. Allora, questa però intensità I è data dalla curva di possibilità climatica. La curva di possibilità climatica però, guardate bene, non è difficile da reperire. Ci sono delle mappe che vi danno i parametri A e N su tutto il territorio italiano, lasciano un po' il tempo che trovano, però un'indicazione ve la danno. E quindi io di norma, quando ho bisogno di sapere l'espressione per I, ne vengo fuori abbastanza bene, ci sono delle informazioni che possono essere rinvenute a questo scopo. Bene, S è la superficie del bacino, phi è questo coefficiente riduttivo che tiene conto delle perdite. Ecco, questa formula, attenzione, non ha nessun, si presuppone che sia dimensionalmente omogenea, non ha nessun coefficiente correttivo, per cui bisogna fare molta attenzione alle unità di misura che si mettono dentro. Se uno mette dentro S, quando si mette dentro S bisogna metterlo in metri quadri, se vogliamo la portata di metri cubi al secondo, e l'altezza di pioggia va messa dentro in metri al secondo. L'intensità, scusatemi, di pioggia va messa dentro in metri al secondo, per cui metri al secondo per metri quadri fa metri cubi al secondo, fia dimensionale. Ecco, il problema, proprio il problema, la difficoltà di questa formula sono due. Una è determinare il tempo di corrivazione, perché ho bisogno per esprimere I del tempo di corrivazione, e l'altra difficoltà è determinare phi. Io di norma prendo per phi un valore che varia da 0,6 a 0,8. Se penso che il bacino sia molto permeabile uso lo 0,6, se penso che il bacino sia molto ripido, poco permeabile, vado sullo 0,8. Ecco, però la formula razionale, guardate, io anche se dovessi calcolare con 50 anni di dati, tipo il fine Secchia, la portata di piena a Ponte Marchello, prima ancora di partire direi va, facciamo una prova con la formula razionale. E quindi è molto importante anche che uno si figuri quale può essere il tempo di corrivazione di un bacino come quello, e io so che per un bacino come quello si gira da 15 a 20 ore, e allora penso quant'è la precipitazione che può cadere in un giorno con tempo di 100 anni sul bacino. Io direi 200 mm. E allora, e poi vi lascio, uno può dire bene, allora il fiume Secchia al Ponte Bacchello io farei così, allora
più perché non parte, eccolo qua. Allora direi, poi quando si fa questi conti, adesso fare in un minuto sicuramente mi sbaglio, però allora 200 mm, quindi direi più 0.2 che i metri, diviso i secondi in un giorno, perché ho detto che il tempo di corrivazione è più o meno 15-20 ore un giorno, facciamo 80.000. Allora, quindi questo è in metri al secondo, lo moltiplico per l'area del bacino, sono 1200 km quadri, 1200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e questo va moltiplicato per Fiume Secchia Ponte Bacchello, coefficiente di deflusso, ma proviamo 0,7, aspettate che ci metto la virgola qui, vediamo che valore viene, avrò sbagliato di sicuro, no, vedete che mi viene 2100 e più o meno ci siamo, nel senso che ho messo una pioggia che è un po' alta, poi questo 0,7 mettiamo la 0,5 perché in effetti è più 6,500, vedete che più o meno ci siamo, dopodiché io so che la portata di piena in realtà era venuta 700, però l'ordine di grandezza me lo dà. Ecco, poi tenete presente che sono andato proprio a spanne, ho messo 200 mm facendo finta di saperlo, ma in realtà l'ho buttato a caso pensando a un valore medio italiano, una pioggia estrema di durata, tempo di ritorno 100 anni, di durata un giorno, ma sì, 200 mm, ecco, però l'ho proprio buttata lì. Bene, ci vediamo lunedì.